Ciao, oggi abbiamo qua con noi Francesco Motta che si esibirà al Teatro Foci di Lugano per una delle ultime tappe di un tour acclamato, La fine dei vent'anni. L'ultima tappa sarà proprio all'Alcatraz di Milano a inizio aprile. È stato un anno, il 2016, incredibile, tantissimi riconoscimenti, premio Tenco per la migliore opera prima, miglior artista indipendente 2016 per il MEI, un concerto con concerti sempre pieni e un primo album solista decisamente di successo. Volevo chiederti anche rispetto a come hai preparato questo album. Ho letto molto rispetto al lavoro che hai fatto con Sinigaglia, se un po' te l'aspettavi, diciamo, tutto quello che è successo. Ma mi sono accorto negli anni che più hai delle aspettative, più è probabile che queste non vengano ripagate, per cui veramente abbiamo pensato solo a lavorare, a tirare fuori il cuore, metterlo nelle canzoni. Ovviamente, insomma, speravo che queste canzoni arrivassero a più gente possibile, però sicuramente non mi aspettavo che ci fosse così tanta differenza fra quello che avevo fatto prima e quello che è successo quest'anno. Forse è una cosa molto casuale, cioè notavo tra la copertina della tua ben precedente dove c'è la tua faccia coperta da mille mani e adesso una scelta un po' pop di altri tempi dove hai deciso proprio di mettere il faccione. Sì, ho levato le Diciamo, mani, insomma, anche nelle ok, che è un canzoni. po' un riassunto di quello che è successo, prima forse in Sì. una band, adesso Sì, sei ma a parte il solo. discorso di band e non band, era proprio un discorso di testi, perché anche prima li scrivevo io i testi. Era proprio il fatto di levare i trucchi, di far sì che veramente cercassi di essere più me stesso il più possibile, insomma, quindi anche con i difetti, però io, insomma. È un po' questo, quindi, che ti ha spinto a percorrere un percorso un po' più da solista, diciamo. Sì, vabbè, diciamo ci sono arrivato piano piano col tempo, al momento giusto per scelta di tutti e tre, insomma. Poi strano perché c'è Simone, quello con cui ho suonato per 10 anni, stasera apre il concerto con questo progetto incredibile che si chiama Campos. Insomma, la cosa strana è anche che tutte le persone che sono passate dai Criminal Jokers adesso fanno i musicisti, insomma, poi che a livello economico ci riescano o meno, questo non è importante per definire un musicista o no, secondo me. Quindi tutti fanno i musicisti. Leggevo in un'intervista una cosa che mi ha colpito molto. Ho incontrato il miglior produttore del mondo, uno che ci mette tutto se stesso e che non si risparmia minimamente, che vede la musica come la vedo io, anzi molto meglio. E innanzitutto mi stupisce perché sei uno dei pochi che parla anche con insistenza, direi, debita giusta, del tuo produttore, Riccardo Sinigaglia. Volevo chiederti, quindi, tu e Riccardo, come vedete la musica e cosa hai trovato in lui in questo lavoro? Ma riguardo al discorso che sono uno dei pochi che parla bene di Riccardo, insomma, altri non l'hanno fatto per paura di dire la verità, secondo me. Quindi, insomma, dovresti chiederlo a loro. Io ho solo detto, ma perché anche a livello egoistico è meglio dire la verità, è meglio dire quello che è successo rispetto a nascondersi dietro meriti che in realtà non sono del tutto miei, appunto. Quindi, come vediamo la musica, siamo innamorati della musica, portiamo un gran rispetto alla musica, al lavoro che c'è dietro le canzoni, le rispettiamo. Stavamo un mese alzando il volume di una chitarra, sentendo proprio che la canzone, il testo cambiava, quindi insomma eravamo due matti davanti a un computer. Siamo arrivati a un risultato dopo tanto tempo, dopo grande sacrificio da parte sua. Cioè, io alle 6 di mattina andavo a letto perché non ce la facevo più, lui continuava fino alle 8 e mezzo, fino alle 9, quindi così la vediamo la musica. Addrettandoci un po' nella questione dei temi, tu dici spesso che le tue canzoni sono politiche. Sì.
cosa significa? Per esempio, ti riferisci, non so, alla tua canzone Sei bella davvero? Ma quella, diciamo, per politica adesso intendo una cosa che è abbastanza, cioè che in questo periodo storico non è vincente, cioè prendere posizione sulle cose. Sei bella davvero anche, diciamo, parla anche di un argomento che inspiegabilmente nel 2017 è ancora tabù, come quello delle donne transgender, insomma, che se ne parla troppo poco, è un po', veramente se ne parla troppo poco, ma non solo nelle canzoni, proprio della bellezza e della normalità di una donna transgender. Siamo ancora un po' tutti scioccati da sta cosa, invece, cioè almeno io no, perché ci ho scritto una canzone, però tanta gente sì. Appunto, politica per me è prendere posizione sia nella politica che nelle chiacchiere da bar. In questo periodo storico è vincente invece non prendere posizione, quindi ci tenevo sempre, dicendo la verità, a capire come, a far capire come la pensavo, e penso che si capisca, insomma. Parlando sempre dei temi, parli molto spesso della tua famiglia, cosa che non è poi così comune. Sì. Di tua sorella in una maternità, di tuo padre, di tua madre. In realtà della mia sorella non parlo in una maternità, della mia sorella parlo, il mio padre era un comunista. Anche di tua madre e di tuo padre, giusto? Sì. In che rapporti sei con loro? Che tipo di legame hai? Beh, si capisce. C'è un debito molto forte. Sì, diciamo che spesso i miei colleghi si vantano del fatto di non essere capiti dai genitori anche laddove non c'è niente da capire, e io mi vanto del fatto che invece mi hanno sempre aiutato, insomma, questo ha fatto sì che io avessi delle grosse responsabilità proprio perché mi hanno sempre aiutato, insomma, c'è un bellissimo rapporto. Adesso insomma sono lontani perché sia mia sorella che i miei genitori stanno a Livorno, io sto a Roma, però sì, insomma, non ci vedo niente di male. Anche quella sembra una cosa molto esclusiva, perché non lo fa nessuno, ma per paura sempre, cioè non so perché è impossibile che tutti i musicisti hanno il problema con... E poi pensi di scrivere solo pezzi in lingua italiana o pensi di riabbracciare l'inglese come in This Was Supposed to Be the Future? Lo sai dire molto meglio te di me, quindi la risposta c'è già. No, sono innamoratissimo della lingua italiana, insomma, in un'intervista ai tempi io dissi: non mi chiedete se inizierò a scrivere in italiano, perché è una cosa che non farò, vi giuro, è una cosa che non farò mai nella vita. Ora sono qua e che dico esattamente il contrario, quindi non, però la vedo dura, insomma. Non lo so bene l'inglese, non è la mia lingua, non mi emoziona cantarlo, addirittura ora faccio fatica anche a sentire delle canzoni in lingua inglese. Però cioè, mi fa venire molto più i brividi, come A profondo al mare di Lucio Dalla, che qualsiasi canzone dei Beatles. Poi è ovvio che i Beatles hanno fatto della storia della musica, ma per me anche Lucio Dalla, insomma. Mi sembra comunque, cioè, a livello un po' di panorama, che stiamo un po' recuperando proprio in Italia anche una linea comunicativa un po' libera da tutti quelli che sono sofisticatismi, proprio a livello comunicazionale. Sì. Cioè, stiamo un po' mettendo da parte la vergogna, purtroppo, e quindi andando anche verso canzoni che abbracciano l'universo più difficile di tutti, che è l'universo pop. Ci sono alcune cose che mi piacciono molto, proprio appunto mettendo da parte la vergogna viene fuori. Magari a volte c'è qualcuno che si dovrebbe vergognare un po' di più e non lo fa, però... Fonico, chitarrista, prima con i Criminal Jokers, adesso progetto a solista, veramente tante gioie e tanti sacrifici. Volevo chiederti questa cosa qua un po' particolare: quando eri in tour, diciamo con gli Zen, che tra l'altro verranno qua a suonare il 30 di marzo allo Studio Foce, la cosa più pazza che avete fatto? Mi denunciano, ma diciamo che c'è stato un periodo che c'eravamo fissati con i petardi, perché si trovò questo negozio che vendeva i petardi a settembre,
E noi presi dalla voglia di petardi a settembre, perché cioè, tirare petardi l'ultimo dell'anno sono bravi tutti. E quindi ci prese questa fissa dei petardi e noi praticamente ci lanciavamo i petardi nel furgone. Per cui io ho un paio di giacche di quel periodo lì che sono tutte completamente bucate perché ci si metteva i petardi. Però... Artista indie del 2016 io sei stato... Indie, abbiamo detto che non si dice più. Non si dice più, come ti chiamo? Sei stato l'artista del 2016. Ok, così mi piace dire. Allora, sei stato l'artista del 2016, ci fai un nome, però non vale il tuo, anche se ti auguro tantissimo successo, come dire, anche per il prossimo anno, per il 2017. Un nome per il 2017. Anche due. Ma dei miei preferiti o di persone che... Speri anche, però dei tuoi preferiti. Bah, allora, il mio preferito del 2016 non sono io, ma è Salmo, che non è un artista, non ditegli artista indie perché viene a casa vostra e va a mazza. Il disco che ho ascoltato di più sicuramente è appunto quello di Salmo. Di quest'anno, bah, mi è piaciuto tantissimo il disco di Bruno Risas, tantissimo, mi è piaciuto tantissimo il disco di delle luci della centrale elettrica. È un periodo che più che ci penso e più che veramente sono assolutamente fiero di fare questo mestiere in questi anni. E basta una... non è che per forza si deve avere una nostalgia. Sono, se guardo lucidamente, se ascolto lucidamente questi due dischi, sono due dischi che io so che rimarranno nella storia della musica dei prossimi... anni. E poi ci sarà qualche nostro figlio che dirà: ma cazzo, come sei stato fortunato che quando c'avevi 30 anni è uscito Terra di Vasco Brondi. Sono convinto di questa cosa. Ringraziamo Francesco, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo concerto e per l'anno che sta venendo. Ciao! Ciao. Ciao.